Buongiorno, sono Annalisa Capuano, farmacologo clinico presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli della Regione Campania. Sono qui oggi in veste anche di responsabile del Centro Regionale di Farmacovigilanza della mia regione di appartenenza e sono molto felice ancora una volta di condividere questa esperienza con Accademia Upati perché dalla precedente esperienza ho avuto veramente un riscontro positivissimo, associazioni di pazienti che mi hanno dato grandi possibilità anche di migliorare il mio lavoro di responsabile del Centro Regionale di Farmacovigilanza. La ricerca e lo sviluppo di una nuova molecola è un iter molto complesso che parte dalla valutazione preclinica del composto fino poi ad arrivare alla valutazione di quel composto nell'uomo in termini sia di efficacia che di tollerabilità. Più volte è stata ribadita l'importanza che il trial clinico randomizzato e controllato presenta dei limiti intrinseci, invalicabili, che sono dettati proprio dalla natura e dal rigore metodologico dello stesso. È pertanto importante, allorquando una molecola entra in commercio, sorvegliare in maniera molto attenta non solo il profilo di efficacia, ma soprattutto il profilo di tollerabilità. Il Centro Regionale di Farmacovigilanza, in accordo con l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha proprio il ruolo di monitorare qualsiasi sospetta reazione avversa dovesse verificarsi sul territorio regionale. La farmacovigilanza oggi non è vista più come semplice strumento per la raccolta di segnalazioni di sospette reazioni avverse da farmaci, ma è vista come uno strumento che ci garantisce e ci promuove un utilizzo più appropriato e razionale del farmaco nei nostri pazienti. È anche molto interessante poter condividere con Accademia Upati, ma con le stesse associazioni dei pazienti, progetti di farmacovigilanza attiva che possano avere un respiro multiregionale per poter migliorare le conoscenze sul profilo beneficio rischio delle molecole che si utilizzano nella pratica clinica.